Bentornati su No Mamma Ammazzo e bentornati nella rubrica Film in uscita. Il film di cui voglio parlare oggi non fa parte in modo, diciamo, preciso della cultura nerd, magari ispirata ai fumetti classici di supereroi, però non si può dire che non faccia parte della cultura pop degli ultimi 50 anni. Mi riferisco al film di Barbie. Ebbene sì, se non sbaglio avevo fatto anche la trailer reaction al trailer di Barbie, non l'ho fatta qui, l'ho fatta sull'altro canale, quello viola, dovrei comunque averla caricata qui un paio di giorni dopo e ci credevo davvero. Ero tra l'altro incappato nel trailer per sbaglio mentre cercavo di vedere il trailer di Blue Beetle e mi aveva davvero entusiasmato. Alla stessa presenza di Will Ferrell mi dava delle ottime vibes per questo film che chiaramente parla della bambola più famosa del mondo, della sua storia, di quello che rappresenta. E lo vuole fare in un contesto più ampio, quindi parlarne anche alle persone che magari non hanno ben capito che cos'è Barbie. Io fortunatamente, nonostante non abbia mai giocato con le Barbie, avevo visto un fantastico documentario su Netflix, che se avete tuttora Netflix vi consiglio di vedere, in generale come serie di documentari, si chiama I giocattoli della nostra infanzia, titolo originale The Toys That... Toys That Made Us, qualcosa del genere. Scusate la pronuncia, ma non mi ricordo se era singolare o plurale. In uno di questi episodi parlano proprio della nascita di Barbie e di cosa volesse rappresentare. Quindi io, carico di questi 45 minuti di conoscenza, sono andato a vedere il film di Barbie perché appunto speravo che fosse un pochino, come si può dire, una versione Barbie di Lego Movie, di cui avevo le più grandi vibes, anche grazie alla presenza di Will Ferrell. Pensavo fosse un pochino anche Toy Story, in un certo senso, cioè dove la bambola è consapevole di essere un giocattolo, quindi magari un po' più evidente di Lego Movie, dove invece noi lo scopriamo alla fine quello che stiamo guardando. E pensavo anche che ci fossero delle vibes alla Elf, vibes che ho percepito anche all'inizio del film, quando in maniera molto tranquilla, molto, molto easy, ci spiegano che semplicemente il regno di Barbie esiste sulla Terra ed è oltre il mare, scusate, oltre l'Oceano Pacifico, e ci si può arrivare partendo appunto da Malibu, da Los Angeles, perché appunto una delle Barbie più famose è Barbie Malibu, e questo non è un caso. Quindi, un po' come in Elf, c'è questo polo nord molto fantasioso dove esistono creature in stop motion, come il pupazzo di neve o come. Non era una balena, era un altro animale che adesso non mi ricordo, che erano palesemente fatte di pongo, e sullo stesso pianeta c'era comunque il mondo reale. Quindi questa vibe mi è piaciuta molto, senza spiegare troppo un concetto di realtà alternative, del fatto che eravamo all'interno di un gioco. Non, è molto carina come cosa. Però peccato che mano a mano che il film va avanti, va un pochino in vacca questa cosa, non si capisce bene com'è il collegamento tra la bambola e la bambina che la gioca. La bambola va avanti per inerzia quando la bambina smette di giocarci, e nel momento in cui la bambina reinteragisce con la bambola, perché è questo che è successo nel film, la bambola percepisce nuove vibes, nuove sensazioni diverse da quelle che le avevano inculcato finora le bambine, giocandoci quando erano bambine, perché appunto la Barbie va avanti per inerzia, la Barbie di Margot Robbie, finché la bambina ormai adulta non riprende in mano il giocattolo e gli infonde le sue insicurezze, e questa Barbie inizia appunto a riflettere sulla vita. Premessa molto interessante, sviluppata in modo molto confusionario. Tutta la parte
dei dubbi esistenziali della Barbie poteva essere gestita in mille modi diversi. L'hanno voluta gestire nel modo più prolisso possibile, nel modo più didascalico possibile su altri argomenti, e si è andato un pochino a perdere, secondo me, il focus centrale che ha fatto partire la storia, ovvero i pensieri di morte che aveva la Barbie. Questi pensieri potevano andare a riabbracciarsi, a chiudere la trama, sottolineando meglio il rapporto tra la Barbie e la sua bambina ormai cresciuta, e tra la Barbie e la sua bambina ormai cresciuta e la figlia ribelle, che invece non stava alle regole, diciamo, imposte dal concetto della Barbie. Questa cosa è andata proprio a perdersi nel finale, ma purtroppo non è comunque la cosa più brutta di questo film, ce ne sono ben altre. In generale il film vuole essere un insieme di citazioni, appunto, dei film che ho elencato precedentemente: Toy Story, Elf, Lego Movie, Odissea nello spazio all'inizio, dove c'è una vera e propria citazione che ho apprezzato tantissimo, che mi ha dato una grande speranza per il proseguo del film, ma continua a prendere delle cose, prende anche dei concetti molto importanti come il concetto del patriarcato, e però non li collega in modo omogeneo, non c'è una grande correlazione, c'è in realtà un'esplorazione del concetto, c'è un buon secondo atto, ma nel finale va tutto in vacca, perché purtroppo il concetto del patriarcato viene espresso in modo molto didascalico. Non sono il primo che l'ha detto, lo stanno dicendo in tanti. È la prima parola che mi è venuta in mente quando hanno reiterato il concetto di patriarcato in modo molto, appunto, palese. Carino, perché noi lo vediamo dal punto di vista di Ken, che non sa nulla, che è una tavola bianca quando arriva a Los Angeles e viene imbottito di tutti i concetti negativi che l'uomo medio ha, diciamo, portato avanti per anni, proprio come nel mondo reale. Sarebbe successa in un certo senso la stessa cosa al contrario, cioè se una donna, non una donna emancipata, ma magari una donna che vive in un regime ancora più maschilista di quello classico occidentale, si ritrovasse di botto nel mondo di Barbie, è chiaro che il suo concetto di vita verrebbe completamente stravolto, e può essere che prenda il peggio di quello che impara, esattamente come Ken, appunto, ha preso il peggio. Il peggio del patriarcato è il patriarcato, volevo dire, ha preso il peggio di essere un uomo, appunto, scoprendo questo patriarcato, perché questo patriarcato lo faceva sentire potente, non lo faceva sentire un appendice di Barbie, e lo ha portato nel mondo di Barbie, distruggendolo di fatto, quindi completamente ribaltandolo. Un concetto molto interessante, anche se io avrei preferito che non fosse stato solo questo il fulcro della pellicola, cioè una specie di scontro tra generi, tra Barbie e Ken. Avrei preferito che si esplorasse un pochino di più, appunto, il fatto che Barbie può essere quello che vuole. Invece ci mostrano all'inizio che Barbie può essere quello che vuole perché c'è una Barbie per ogni cosa, quindi la Barbie presidente, la Barbie premio Nobel, eccetera, eccetera. E poi c'è tutta una lotta di genere che però va un pochino a cancellare questo potenziale che ha Barbie, che viene spiegato appunto in modo didascalico, e questo un pochino mi è dispiaciuto. Ho preferito molto di più, appunto, il concetto che vuole esprimere Barbie in quanto tale nel documentario di Netflix. Quindi questa cosa purtroppo non l'ho apprezzata. Poi, a livello di intrattenimento, il film mi ha intrattenuto per molte scene, ci sono molte scene esilaranti, per non parlare del lato estetico, che ha una forte componente in questo film, quindi dal lato estetico è tutto molto, è molto bello da vedere, che hanno usato il rosa in maniera sapiente, che hanno usato il concetto che sono delle bambole
e quindi non c'è veramente bisogno di usare le scale, non c'è veramente bisogno di guidare la macchina, se la macchina si ribalta non succede nulla perché è di plastica. Tutti questi concetti sono molto carini, anche se dal punto di vista nerd a me ha fatto implodere la testa che non hanno spiegato perché quello che succede a Barbieland ha una conseguenza sul mondo reale, nonostante non sia un altro piano dell'esistenza, ma sia semplicemente un altro luogo geografico della Terra, e non si capisce perché i CEO della Barbie, della Mattel, sanno questa cosa, cioè non è molto chiara. Però ecco, il lato estetico mi ha dato molti momenti divertenti, molti momenti che mi hanno intrattenuto. Anche qui nel primo e nel secondo atto mi sono piaciuti. Nel terzo atto, anche dal punto di vista estetico, ne avevo i coglioni pieni, ne avevo i coglioni gonfi. Anche la canzone di Ken alla fine è stata divertente per i primi secondi, vedere che Ken balla per esprimere se stesso, distraendosi dalla votazione che doveva fare. Ma è una canzone intera, dura 4 minuti, è troppo prolisso dove potrebbe non esserlo. E questa lunghezza eccessiva nelle gag le fa perdere di mordente. Anche il finale, appunto, ha diversi epiloghi, che non hanno senso. Cioè, io così tanti epiloghi li ho visti in Endgame, ma Endgame era una conclusione di 10 anni di film, di 22 pellicole. In un primo film si è vista, diciamo, il climax di Ken, poi si è visto il climax di Barbie, che però pare non avere un climax e ha dovuto assolutamente parlare con la sua creatrice per capire che cosa fosse. Poi c'è stato un momento super melenso, presumo di immagini di repertorio della creatrice di Barbie e di sua figlia, e poi c'è stato un epilogo finale dove capiamo che Barbie vuole diventare una persona reale, ma c'è queste vibes anche alla Pinocchio che ci stanno, ma non sono spiegate assolutamente bene. E questa cosa mi è dispiaciuta perché il film ha un estremo potenziale. Poteva essere semplicemente montato meglio. Lo hanno davvero montato male. Sai quando non sai cosa buttare via e tieni tutto? Non va bene. Cioè, c'è un motivo se il regista gira un sacco di cose, poi taglia e fa un montaggio, perché il film funziona meglio. Qui sembra che non ci sia stato questo passaggio, o che la regista non sia stata in grado di scegliere cosa era migliore. Ha voluto tenere tutto perché non lo so. Ha detto: ma sì, teniamolo, è bello. No, non è bello. Probabilmente nessuno le ha fatto mansplaining. Sto scherzando, ovviamente. E quindi questa cosa ne risente tantissimo sul finale. Se fosse stato un film come lo è stato fino a fine primo tempo, lo avrei anche gradito. Nel secondo tempo si perde tantissimo. Un ultimo appunto, parlavo prima appunto dei dirigenti della Mattel che fanno questa battuta sul fatto che sì, ci sono state anche delle dirigenti femmine alla Mattel, una negli anni 90 e un'altra, cioè per far capire che un'azienda che parla di un prodotto studiato per le ragazze e per emancipare le giovani donne che diventeranno, è gestito da una cerchia oligarchica di uomini, cis, etero, basic, bla bla bla. E questo cioè, fa ridere come concetto, ma il fatto che siano così stupidi rispetto anche alle persone normali di Los Angeles mi aveva fatto supporre che quella cerchia di persone, di dirigenti, siano stati in passato dei Ken che sono approdati nel mondo della Mattel e avessero preso le redini appunto della Mattel, avrebbe avuto molto più senso. Invece anche questa non è assolutamente spiegato, quindi Will Ferrell è gestito semplicemente come linea comica perché Ferrell fa le cose che fa Will Ferrell, ma non ha senso. Cioè, semplicemente a un certo punto si nasconde nella casa sull'albero, esce quando deve esserci perché la narrazione va avanti, perché il suo arco narrativo va avanti e si concluda. Ma finisce lì, cioè non si spiega perché è andato nel mondo di Barbie se poi alla fine non ha fatto davvero nulla, non è successo nulla di eclatante su di loro, sono semplicemente divertenti perché sono una macchietta comica, ma non c'è nulla di più. Si poteva ottenere molto di più
da questo, ci poteva essere dietro un piano ordito appunto da dei vecchi Ken che erano andati nel mondo reale, diventati umani e diventati degli stupidi dirigenti che gestivano la Mattel in modo sbagliato. Questa sarebbe stata un'idea fantastica, ma purtroppo è andato un po' tutto in vacca, il finale è andato totalmente in vacca ed è un vero peccato, perché se fosse stato diverso avrei anche rivisto volentieri il film di Barbie, ma così non mi annoierebbe davvero troppo. Poi sicuramente manca da parte mia la componente citazionistica su tutti i giochi che hanno mostrato, che avrei apprezzato molto di più, quindi se avessi giocato tutti con le Barbie, avessi giocato con tutti gli accessori, tutta quella parte citazionistica ai giochi della Barbie mi avrebbe galvanizzato. Chiaramente non essendo così, quella parte per me non la posso nemmeno valutare. Però posso dire di aver preferito molto di più la Barbie e Ken, e soprattutto Ken, come ce lo hanno presentato in Toy Story 3. Barbie e Ken di Toy Story 3 sono di gran lunga superiori al concetto di Barbie che ho visto in questo film. Volevano dirci qualcosa, lo hanno fatto, ma è un film, non è un documentario, non è un documentario comico, non è un mockumentary, è un film, ci deve essere una narrazione che ha un certo arco che si espande e si conclude. Qua è tutto troppo spiegato, però non so a chi lo stanno spiegando, perché per un bambino è comunque molto difficile da comprendere il concetto di patriarcato. La stessa parola patriarcato per un bambino americano potrebbe essere difficile da comprendere, ma per un adulto invece è troppo facile, cioè è tutto quello che già sappiamo. Sarebbe stato molto più carino far passare il concetto che il patriarcato è sbagliato a una persona che inconsapevolmente fa parte del patriarcato, perché quando una spiegazione è troppo esplicita, purtroppo dà l'effetto contrario. Dato che faccio parte dei maschi cis etero, ve lo dico che quelli un po' più basic, se ascoltano un concetto troppo espresso troppo linearmente, cioè che non gli passa sotto pelle, lo rifiutano. E da lì infatti ci sono tanti che dicono Barbie sta offendendo il genere maschile, cioè sono quelle persone che hanno percepito quello. Se invece ci fosse stato un concetto che passava un attimino più sotto pelle, penso che avrebbe fatto, come si dice, avrebbe ottenuto un po' di più quello che voleva, quello che si prefiggeva, anche verso il genere maschile, che purtroppo deve essere, su queste cose bisogna un attimino passarli sotto pelle per evitare che scoppi come una pentola a pressione, no? Che ribolla. Oh, perché mi dici queste cose? Ok. E quindi un po' per questo non ho apprezzato tanto come hanno espresso alcuni concetti e come hanno gestito la regia e il montaggio finale, soprattutto di tutta la parte finale del film. Ovviamente vi consiglio di andarlo a vedere perché merita, perché se non altro è un film che rimarrà nella storia, anche solo per la campagna di marketing che ha fatto e per la campagna di marketing che ha fatto un gioco di tennis con Oppenheimer, che in qualche modo credo che abbia anche, come si può dire, portato avanti la campagna di Oppenheimer indirettamente. Magari Oppenheimer è un film che avrebbero visto solo gli appassionati di Nolan, solo gli appassionati storici di quel momento, e gli appassionati di cinema in generale ovviamente, ma magari non il grande pubblico, a differenza di Barbie che può attirare il grande pubblico. Questo gioco di marketing che possiamo definire Barbenheimer, come ormai lo stanno definendo tutti, invece può portare al cinema le persone che normalmente vedrebbero solo Barbie a vedere anche un Oppenheimer, se non altro per curiosità, e questo può solo che giovare allo stacco dei biglietti di Oppenheimer, quindi sono molto felice anche per questa cosa. Fatemi sapere voi cosa ne pensate, se questo film vi è piaciuto, se non vi è piaciuto, se questo pensiero che io ho espresso,
non è, come si dice, se io non ho visto delle chiavi di lettura che invece per voi sono più chiare, vi invito a scrivermelo qua sotto e spiegarmelo meglio, perché appunto magari a me alcune cose, perché non ho giocato con le Barbie, perché sono un uomo e per mille altre ragioni che stanno nel mezzo, magari non le ho comprese, quindi vi invito a spiegarmelo qua sotto in descrizione. Io vi ringrazio per avermi seguito fino alla fine del video, con l'inchino e con l'imbuto vi saluto e vi dico arrivederci al prossimo video.